Dal momento del concepimento, ogni individuo è profondamente definito dal suo patrimonio genetico, dal suo genoma. E non c'è niente che possiamo farci, noi siamo quella cosa lì. Ogni cellula del nostro corpo ha una copia del genoma e questo decide non soltanto i nostri tratti fisici, ma in modo forse ancora più misterioso, anche la nostra personalità e in buona parte i nostri tratti psicologici. Questo personale genoma è meravigliosamente complesso, 3 miliardi di lettere di DNA, A con T e G con C, e queste lettere compongono delle sequenze che formano i geni. Nel nostro genoma ci sono più di 20.000 geni. Questi geni non decidono soltanto se abbiamo, non so, gli occhi azzurri oppure marroni, oppure se siamo alti o se siamo bassi. Grazie al sequenziamento del DNA, gli scienziati hanno identificato migliaia di questi geni che hanno un impatto decisivo sulla nostra salute. A volte succede però che questi geni siano difettosi, dando luogo a malattie di origine genetica. E per quanto doloroso sia, non possiamo farci niente. Era così fino a qualche anno fa. E per chi era portatore di una malattia genetica non c'erano soluzioni se non aspettare che questa facesse il suo corso. Ma adesso abbiamo a disposizione una tecnologia di biologia molecolare capace di affrontare il problema con una buona probabilità di risolverlo. Si chiama CRISPR-Cas9 o Cas9 in italiano, e questa tecnologia permette di trovare accesso ai cromosomi, identificare i geni difettosi e sostituirli con quelli corretti, interrompendo così la catena di riproduzione della malattia. Pensate quindi, per esempio, ad una bambina che può essere salvata dalla leucemia prendendo il suo sangue, editandolo con CRISPR e poi reintroducendolo con le dovute correzioni. Oppure ad un bambino nato con fibrosi cistica, la più frequente malattia genetica tra i bambini italiani, che se non viene trattata porta alla morte. Anche qui sarebbe molto bello poter intervenire a livello genetico per correggere il problema. Bello è un aggettivo troppo debole. Sarebbe meglio dire fantastico, incredibile, super, soprattutto se tu sei uno di questi bambini. Oppure, forse ancora di più, se tu sei il loro padre o la loro madre. Ma non è così facile intervenire a livello genetico, neanche con CRISPR, perché è troppo alto il rischio di andare off target, colpendo parti sbagliate del genoma con conseguenze imprevedibili. Vi voglio raccontare una breve storia. Tempo fa ho avuto il piacere e anche la fortuna di incontrare una ricercatrice, che chiamerò soltanto per nome per motivi di privacy, che si occupa proprio di CRISPR-Cas9. Questa ricercatrice si chiama Anna ed è una scienziata brillante e profondamente motivata che gestisce un bel gruppo di lavoro fatto di giovani ricercatori altrettanto motivati presso un centro di ricerca a Trento. Anna ama lavorare col suo gruppo e stare nel suo laboratorio a raffinare sempre di più le tecniche per permettere di entrare nel nucleo delle cellule e modificare il DNA con sempre maggiore precisione, soprattutto, e lo avrete capito, nel caso della fibrosi cistica. Insomma, Anna e il suo gruppo hanno scoperto il meccanismo per rimuovere i geni difettosi che sono all'origine di questa terribile malattia e sostituirli con geni che potremmo definire sani. Questa è una scoperta rivoluzionaria, ma funziona soltanto in laboratorio. Prima di diventare una cura deve essere testata, c'è bisogno di tempo e non è detto che funzioni. Ma la ricerca di Anna trova subito una certa risonanza e viene contattata da una giornalista scientifica di un importante quotidiano nazionale che le fa un'intervista. Il giorno dopo esce un bell'articolo con il titolo «Sconfitta la fibrosi cistica». Anna pensa che il titolo sia un po' esagerato, perché la fibrosi cistica è ben lontana dall'essere sconfitta. E poi pensa anche che è sbagliato dare speranza, che rischia anche di essere disattesa. E così chiama la giornalista, che però le spiega che il titolo non lo decide lei, ma il caporedattore, e che ormai è tardi e non ci possiamo più fare niente. La mattina dopo Anna arriva nel suo ufficio di buon'ora, come tutte le mattine, si siede di fronte al computer, lo accende e scarica la posta. Ci deve essere un problema, perché la posta non si scarica velocemente come al solito, anzi, la rotellina del mouse continua a girare e girare, indicando che il computer sta pensando. Allora Anna va a prendersi un caffè alla macchinetta e quando torna si trova di fronte a migliaia di messaggi di email.
sono i messaggi di madri, di padri, di nonni, di parenti e medici che vogliono capire di più, che hanno tutto d'un tratto la speranza di poter vedere guarire il loro caro, il loro figlio. Anna è confusa, non sa cosa fare, perché queste lettere e queste email sono strazianti, sono umane, sono profonde. E nell'arco di una mattinata Anna capisce, forse per la prima volta nella sua vita di ricercatrice, che il suo lavoro non è soltanto bello dal punto di vista scientifico, ma è importantissimo dal punto di vista sociale. La malattia diventa non soltanto un concetto freddamente scientifico, ma molto vivo e concreto e umano. Anna decide che tutte quelle persone si meritano una risposta personalizzata. E così comincia a scrivere. Recluta i membri del suo gruppo, chiede ai suoi colleghi di aiutarla. E quel giorno tutti assieme rispondono a centinaia di email. Il giorno dopo arrivano altre migliaia di email, ma Anna non si perde d'animo e continua a rispondere. Nei giorni successivi arrivano altre email, ma anche lettere scritte a mano e pacchetti con referti medici e foto e piccoli pensierini scritti dai bambini. E Anna e i suoi colleghi continuano a rispondere ad ogni email e ogni lettera, una ad una, perché ormai quello che era un lavoro ed una passione si è trasformata in una missione. Questo succedeva 2 anni fa. Oggi Anna continua a fare ricerca, ma abbina a quella anche un'attività di comunicazione della scienza e condivisione del suo lavoro, perché ha capito, come lo abbiamo capito anche noi, che la meraviglia della scienza va disseminata e raccontata, e che anche se ancora non sappiamo curare la fibrosi cistica, possiamo però affrontare il percorso tutti assieme, perché la ricerca è un bene comune e collettivo da valorizzare e condividere.